Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Elden Ring di fronte al portone d'ingresso per Raya Lucaria e dobbiamo esplorare appunto quest'area. È notte fonda, chissà cosa ci aspetta di bello in questa zona. Andiamo a scoprirlo. Però dovrebbe esserci una legge dita qua da qualche parte. Eccola. E c'è anche un falò, prima il falò, aspetta. Togliamo l'indicatore e sediamoci. Sarà tipo il cancello di Raya Lucaria, giusto? Cancello orientale. Parla con Melina, finalmente, attenzione, al millesimo episodio arriva. Eccola, attenzione tutti. Vai. Your seamster. Sì. He is always eager to see your return. Okay. Please, will you talk to him when you can? I'm sure he would be much contented. Cioè, ascolta. Vabbè, io voglio un sacco bene a Bok, è uno dei miei NPC preferiti, va bene. Ma tu mi hai fatto aspettare 29 milioni di anni, mi è cresciuta la barba, ho gli occhi che fanno schifo e mi dici questo? Melina, puoi almeno farmi livellare? Puoi almeno fare qualcosa di utile, per favore? No, va bene. Ciao, Melina, ciao. Ciao, sei utile proprio, mamma mia. E sta puzza? Ma c'era anche dall'altra parte sta puzza violacea? Esamina sigillo. Non posso aprirlo, non lo so. Sti messaggi che non vanno via, devi premere 29 volte per farli togliere. Scusi? Io. Please, I can read them. Your fee. Venga. Bless you. Bless you. You, the one who holds both half crescents. Take the path to the grand lift ahead. Ah, ok. Stavo già attenta che cattive erano le mezzelune. Are the one who will be Lord. Bear witness, one and all. The Lord is returned. Ora guarda come fiera, Iella. Che posa, mamma mia. The Lord is come again. Grazie, signorina. Ora sono piena di fierezza. Guardate, altro che Melina. Questo sì che è un discorso per incoraggiare le persone. Grazie, signora. Vado a diventare Elden Lord. Allora, qua sotto non andremo. Però qua c'erano dei frammenti. Ma qua abbiamo dove abbiamo combattuto le due... Scusami. Ah, ma Bok è qua? Cosa ci fa Bok qua? Stavo dicendo, qua sotto è dove abbiamo combattuto il cavaliere nero, quindi siamo stati in realtà, dove ci sono quelle rovine. Però non mi ero accorta che Bok era qua. Dov'è? Eccolo! Guarda te, guarda! Che ci fai qui, Bok? The seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Che ci fai qui? Ma Melina, vai a parlare con Bok e Bok non ha niente da dirmi, ma allora basta qui! Ma scusami! Roba è morta nel mentre. E io ci ho parlato, Melina, con Bok. Non vuole niente e non so cosa dirti. Non è che... Cioè, non capisco perché devo parlare con Bok, che Bok non ha niente da dirmi, tra l'altro. Questa è un'ottima questione da sollevare alla signorina Melina. Scusi. Che cacchio sta guardando lei? Mi scusi. Scusi? Allora? Che cacchio si guarda? Boh, non la capire. Siamo stati piuttosto lì? Penso di sì. Non sono sicura. No, non siamo stati. Mai. Mai nella vita. Ma io devo andare qua sopra. Come si sale qua sopra? Cioè, sembra ci sia una strada, ma in realtà non è vero.
palle. Vabbè, proviamo a scendere. Perché ci sono tutti sti altipiani maledetti che non si sa bene come raggiungere? Questo topone! Questo frenzy topone! Attenzione ai frenzy toponi! Ecco, speravo ci morisse. Ok. Mi sono fermata perché ho visto gli occhi gialli e ho detto wow, avrà un sacco di rune. Invece no, era roba frenzy, mi sono accorto dopo. Brace. Perché? 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 È perché ho raccolto la brace giallastra? No, non può essere. No. Perché mi stava salendo così fortissimo il frenzy? Cioè, non mi ha colpito qualcosa. Cos'è? Ma non posso passare per di qua? Ma non capisco nemmeno cos'è che me lo causa. Bloodborne. Ho capito. Ho capito. Ho capito, scusa torre, scusa. Quella torre. Quella torre funziona esattamente come la follia che ti dava il cervellone in quella, non mi ricordo più cos'era, il sogno di Mensis. No, non era il sogno di Mensis, non mi ricordo più di dove la zona in cui c'era, però c'era quel cervellone che se tu lo vedevi diventavi matto. E qua uguale. Quindi come passiamo senza vedere il fuoco? Cioè è una cosa visiva, posso stare dietro le pareti come in Blood? Forse sì. Forse possiamo farlo non guardandolo? No. Ma in teoria non lo vedo. Ah, però è lì. No. No, non guardarlo non funziona. Ah! Ok. Stiamo morendo fortissimo. E niente, follia. Speravo di evitarla, invece ci ho sperato fortissimo. Allora, follia, eh. Proviamo a correre. L'unica roba che possiamo fare è quella con tutti gli amuleti del caso addosso. Allora. Ok, ragazzi, non fate caso al mio Fashion Souls. È necessario. È necessario per sopravvivere. Perché ora proveremo a correre fortissimo. Doc, lo so che tu sei preoccupatissimo per me, ma io sto per fare una pazzia. Perché correremo fortissimo in mezzo allo schifo. Ora, c'è qualcosa che mi aumenta la resistenza pure agli status? No. Ah, cacchio, non ci ho pensato nel balsamo. C'era il balsamo palescente. Perché non l'ho messo? Dannazione a me. Vabbè. Ok, via, 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 via. Corri, 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 corri. Corri, corri, corri. Per qualche motivo non stiamo nemmeno diventando freddi. Ah, ecco, ah, ecco. Ok. Ok. Dopo gli oggetti, prima abbiamo altro da fare qua. Dobbiamo spegnere questa cosa. No, 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 non fate i maledetti. Ma porca miseria. Via dalle balle tutti. C'è una scala, torre fiammeggiante della frenesia. Ok. Credo che una volta ho ucciso sto tizio. O sti tizi, abbiamo risolto il nostro problema, vero? No. Adesso? Risolto? Ok, forse sì. Ci siamo dovuti conciare come il più terribile dei miei incubi, ma dettagli, dai. Abbiamo risolto. Con i nostri 400 e passa di difesa al frenzy. 452 immunità, che è la difesa frenzy, siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, vedi?
qui non c'è niente da raccogliere, no? Qui c'è un coso da aprire sperando che non ci porti via. Ho sbagliato, non ho nemmeno fatto partire il prompt. Sono scappata appunto. Okay. Ululato di scibriri. Ah, sembra terribile. 33 fede. Emette un grido che causa follia ai nemici vicino. Wow. Emette un grido straziante che causa progressivamente follia ai nemici vicino. L'incantesimo provoca accumulo di follia anche nell'esecutore. Ok, amplia l'ostilità dei nemici nei suoi confronti. Si dice che il contagio della fiamma della frenesia abbia avuto origine da Shibriri, l'uomo più detestato di tutti i tempi. Ah, non era Radagon l'uomo più detestato di tutti i tempi? Io detesto Radagon in questo momento. Perché niente di Shibriri. Va bene. Sono questi ratti terribili che devono morire e basta. Ok. Queste manine, stai fermo, tu e le tue manine. Germi miei. Oh no, un luogo terribile. Villaggio della frenesia. Scusi, ma Yella, infilza bene, infilza. Allora, l'ho capito io. Se infilza storto lei. Che brutto attacco in salto, mamma mia. Ok. Fiamma della frenesia, questo cos'è? Occhio, ok, magari qui troviamo un altro occhio per la signorina, potrebbe essere. Dolore di sciabra. Oh no, questo è il... il coso che ti davano all'inizio del gioco, un talismano, vero? Eh sì. Induce i nemici ad attaccarti. Ok. A quest'uomo, chiamato Shibriri, furono strappati gli occhi dopo una condanna per calunnia. In seguito, nelle sue cavità oculari vuote, si annidò il morbo della fiamma della frenesia. Si sale da qua? Eh sì che si sale, vedi, lo sapevo che mi stavo perdendo cose io. Eccoci. Sì, sale qua. C'è altra roba luccicante. Ecco, quella non è una fiasca. Quella è roba da prendere. Vero? Vieni qua. Roba da prendere. Esplosione frenetica. Wow, adesso facciamo... abbiamo fatto la build tutta fuoco, la build tutta elettrica. Adesso facciamo la build tutta frenzy. Cioè, con gli incantesimi tutti frenzy, ci sta... topastro. Yeah! Ma perché per terra, Yella? Fammi capire. Rattaccio maledetto. Ah, quello è un fiore, ok. Stavo attenta che cavolo era quella cosa. Sono fiori, vabbè. Frenzy flower, probabilmente. Sicuro, al 100%. Interessante. Ma questo è quello che ho rotto io? No, questo non è quello che ho rotto io. Quindi... che diavolo è sta roba? È aperto? Ah. Io però ne ho ucciso uno. Probabilmente è quello. Mi ricordo più. Dannazione a me. Però dove ho messo un segnetto dove l'avevo ucciso? Scusi. Uno spiritello matto. Ah, Lord Vike. Non era in vero signore, a quanto pare. Quindi dov'è il nostro vero signore? Il signore della fiamma della frenesia. Ti supplichiamo, incenerisci tutto ciò che divide e distingue. Ah, possa il caos regnare sul mondo. Quindi c'è un falso lord da qualche parte, dei pazzi furiosi. E quella... ah, quella è l'uscita? Wow! Quella è l'uscita, con quali statue? Perché non ho notato? Sono le statue che ci sono nella tomba dell'eroe degli Alacridi. C'è la cosa, come si chiama? La chariot, la... ah, l'italiano, la mia lingua madre. Perché le so in inglese le cose e non in italiano? Invasione. Vabbè, quando mi viene la parola ve lo dico. C'era comunque sta cosa. Con le rotelle, e sopra c'era quella statua. Dov'è chi mi invade? Dove, quando e perché? Vike. Ah, ok, tu sei il falso lord. E giustamente io carico l'attacco e tu ti fermi. Perché why not? No, guarda, si fa così. Volevi, eh? Che miseria. Wow!
L'area di interesse di quella roba non me l'aspettavo mai. Questo è l'urlo. Finirà mai? Ok. Amico mio. Amico mio. Yeah! Io ho delle lance fichissime. Aia, pure tu, a quanto pare. Saluti. Bravissimo. Bravissimo di nuovo. E questo? Questo no, invece. Questo hai preso tutto. Adesso stiamo diventando matti, però. Non va bene. Wow, cos'è sta roba? L'area di interesse di nuovo di queste weapon arts. Allora, scusami. Su, sto andando in paranoia, però sto diventando frenzy pure io. Ok, basta. Impronta purulenta. Mi dai l'incantesimo, quello dello schianto a terra, ti prego. Uva marchiata. Lancia da guerra di Vaik. Uva marchiata. Eccola. Lancia da guerra di Vaik. Porca miseria, la vedevo, assolutamente. Chiede forza. Ok, forza, destrezza e fede in realtà. Lancia da guerra marchiata a fuoco da impronte di vita. Appartenente a Vaik, cavaliere della rocca della tavola, scusami. Proprio come Vaik, è tormentata internamente dalla fiamma gialla della frenesia. Balzo e pianta la lama a terra. Ok, la weapon arts è quella di... che ha usato lui. Wow! Fa tre strisce. No, non erano seguaci delle tre dita quelli della Frenzy Flame. Le Frenzy Flame non deriva dalle tre dita, mi ricordo male. Esatto. Incantesimo creato dalle folli tre dita. Fa tre simbolini a terra, tre strisciate di fuoco tipo tre dita. Wow. L'esecutore proietta dagli occhi getti concentrati di fiamma gialla della frenesia. La carica accresce la potenza dell'incantesimo, consentendo di superare le difese nemiche. In passato, chiunque abbia provato a controllare la fiamma della frenesia ha finito per soccombere alla follia, al culmine di una disperata lotta interiore. Questo incantesimo è testimonianza di un vano trionfo. Quindi Vaik era un senza luce come noi, era un cavaliere della tavola rotonda come noi. E questa che chiesa è? Marika. Chiesa dell'inibizione. C'è una signorina. Viva, morta, viva. Con la maschera come barre. Non si muove però. Aspetta, Melina, ti prego. Melina, porca miseria, mi hai detto parla con Bok che non ha un tubazzo di niente da dirmi. E qui sto scoprendo l'inferno e tu non mi parli. Madò, Melina, madò, signora, lei è viva, è morta, che cavolo è lei? Oh. Posso? Questa è proprio una signora. Cioè, è un NPC. Viva o morto, non ne ho idea. Vergine delle dita. E l'abbiamo appena denudata, ragazzi. Così proprio. Brutta brutta, l'abbiamo appena denudata. Volevo vederle gli occhi perché sembrano molto bianchi più che... forse gialli. Però non me li fa vedere. Che miseria. Ah, ok. In realtà sono verdognoli. Torque da Vergine delle dita. Torque indossato dalla Vergine al servizio delle due dita, ok. Queste fanciulle vivono per servire un senza luce prescelto, a cui fanno da guida condividendo la saggezza delle due dita. La guida della grazia garantisce che questi due individui si incontrino. O quantomeno questa era la promessa forgiata nel lontano passato. Quindi c'era tipo il senza luce e la sua vergine erano tipo un'entità sola. Fa molto The Legend of the Seeker questa cosa, con la depositaria e il cercatore. L'occhio del cavaliere Vaik fiammeggiante di giallo, interamente ricoperto dal disgustoso marchio di un dito rovente. Offrendole alla giovane cieca, la guiderà verso la luce distante. Come ha fatto a sfuggirmi questa cosa? Ultimamente sto perdendo colpi, permettendole di diventare una vergine delle tre dita. Si sono dimenticata una parola lì, delle tre dita. Perché noi stiamo dando questa roba, anche i bulbi di Shabriri... che sono cose frenzy, e lei dice che quando li mangia nel retro della sua testa vede la luce e la direzione da seguire. Ma non la stiamo guidando verso le due dita, la stiamo guidando verso le tre dita probabilmente. Oh no, quella lì è destinata a morire male.
Il video di oggi termina qui e di nuovo ho fatto un altro collegamento che era davanti alla mia faccia da quando siamo arrivati all'Urnia Lacustre, da quando abbiamo incontrato la signorina che ci ha chiesto appunto i bulbi di Shabriri, le uve di Shabriri in realtà si chiamano, che altro non sono che gli occhi dei pazzi da quel che capisco io, e non ho collegato che lei mangiandosi sta roba appunto segue una luce di follia potenzialmente, cioè lei sta seguendo la luce della follia, quindi o lei ci porta dalle tre dita, seguendola possiamo arrivare alle tre dita, oppure probabilmente a un certo punto impazzirà fortissimo, probabilmente quando le daremo l'occhio di Vike, che sembra proprio potentissimo come occhio, e quindi magari questa sarà la svolta che la farà magari impazzire, muterà fortissimo tipo Amelia in Bloodborne e diventerà una bestia di distruzione e di morte, potrebbe succedere. E quindi ormai abbiamo segnato il destino della signora, che poi tra l'altro non potevamo fare diversamente, perché non ci danno una scelta, ma semplicemente ci dicono dalle queste cose, quindi non è colpa nostra, noi stiamo semplicemente seguendo quello che ci viene chiesto di fare, e la signorina farà una brutta fine. Siamo preparati alla brutta fine della signorina comunque, dai. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.